Sia le note che la tradizione sono i due fili conduttori della nostra settimana. Note perché da oramai diversi anni ci siamo denominati Paese della Musica, abbiamo stretto anche un accordo con la città di Pesaro, che è chiaramente città della musica riconosciuta UNESCO, e tradizione. Perché tradizione? Perché abbiamo voluto dare pari dignità a tutti gli aspetti della cultura di un centro come il nostro. Quindi non solo arte, appunto musica che sarà uno degli aspetti fondamentali, archivi storici, le figure iconiche del nostro passato, la famiglia della Rovere, Mario Tiberini, il nostro concittadino più illustre, tenore dell'Ottocento, ma anche gli aspetti più legati quindi alle tradizioni, alla cultura rurale, alla cultura contadina che è quella da cui chiaramente il nostro borgo, il nostro paese nasce ed è cresciuto. Quindi pari dignità a tutti. E abbiamo anche inserito una cosa molto importante, credo, che voglio sottolineare, quella delle scuole. Le scuole saranno protagoniste in moltissimi di questi eventi, avranno molti eventi anche loro dedicati, in altri saranno coinvolti direttamente tramite altri tipi di progetti, ma perché crediamo che sia fondamentale che sin da piccoli si impari intanto quello che c'è di bello e di importante nel proprio paese e tramite questo poterlo trasmettere ai genitori. Eventi importanti saranno quello sicuramente con il paesologo Franco Arminio, che ci racconterà appunto dello spopolamento dei borghi. E poi saranno coinvolti diverse associazioni come la Macina Terre Alte, che proporrà una camminata il venerdì mattina. Poi avremo appunto il collettivo Collegamenti, che proporrà uno spettacolo sugli ultimi della Rovere. E poi saranno presentati degli studi fatti sull'archivio storico e su San Demetrio in due serate, che sono quella del martedì e quella del giovedì. Poi il mercoledì al Borgo di San Vito avremo un convegno sulla panificazione, perché abbiamo incentrato appunto una delle nostre tradizioni fondamentali, che è quella della panificazione, e quindi verrà nella giornata di domenica verrà riaperto il forno comune a San Vito, dove grazie a San Vito Giovani, l'associazione, sarà possibile rivivere appunto e rievocare il momento della cottura del pane. Verrà rievocata quella che è la merenda del ventore, la merenda del contadino, grazie al Museo delle Terre Marchigiane. E sabato alle ore 10 ci sarà una tavola rotonda per quanto riguarda i birocci storici. Abbiamo realizzato un'attivazione di Play Project, dispositivo interattivo per attraversamenti poetici, progetto che seguiamo da diversi anni e che per l'occasione appunto si chiamerà Play San Lorenzo in Campo. Sarà una passeggiata sonorizzata, il pubblico riceverà delle cuffie wifi e farà un percorso che abbiamo realizzato, un percorso audio attraverso vari luoghi iconici. Pesaro, città della musica UNESCO, San Lorenzo un comune, una città fortemente musicale, a partire dal teatro Tiberini, a partire dalla storia di Tiberini e a partire anche dalle realtà musicali e dello spettacolo dal vivo particolarmente attive che saranno protagoniste della settimana, assieme però alla fotografia, assieme alla cultura, assieme alle mostre, ai luoghi della cultura che sono particolarmente aperti e visitabili, assieme anche alle attività in plein air e anche alla spinta sull'enogastronomia, che è un altro degli elementi che nel nostro protocollo originario, prima ancora il dossier di Capitale della Cultura, lega Pesaro a San Lorenzo, che è una zona anche importante, fondamentale per la storia della gastronomia, della cucina del nostro territorio, della nostra provincia, della nostra regione.